Geppi Gleieses, questa sera al Teatro Pirandello di Agrigento, Filomena Martorana, una commedia di Edoardo De Filippo. Ci parli di questa rappresentazione? E beh, insomma, di Filomena Martorano si sa tutto, è uno dei grandi classici del teatro contemporaneo italiano, è uno dei capisaldi della drammaturgia di Edoardo, come Napoli Milionaria, come Natale in Casa Cupiello, e forse questi fantasmi, ma Filomena per me è un capolavoro assoluto. È la storia di una prostituta che diventa... Tra i suoi clienti ha Domenico Soriano, che è un giovane scapocchione, e che questo giovanotto un po' si incapriccia di lui, come di tante altre donne, e la porta in casa sua, la fa diventare serva, amante, governante, e poi le fa gestire la sua pasticceria. Insomma, questa donna in realtà poi, di nascosto da lui, rimane incinta e ha tre figli, non con lui, forse uno si saprà che è suo, però è una cosa che non si saprà mai. E alla fine lo costringe a sposarla, il matrimonio viene annullato perché fatto con sotterfugio, in un finto articulo mortis. Poi dopo l'annullamento però c'è questo cambio fantastico di Domenico Soriano, che si rende conto che forse se uno dei tre figli è suo, comunque la paternità è paternità. Tra le altre cose, questa è la settimana della no alla violenza alle donne e Filomena Martorana rappresenta il modello di donna che da prostituta, comunque donna forte, riesce a riscattarsi. E anche questo è un altro filone del tema che affronta la commedia. Ma pensi che nel 55 fu fatta una legge che la cui onda lunga partiva proprio da Filomena Marturano, per cui fu abolita la definizione figlio di NN. La commedia è di 9 anni prima, però insomma Edoardo fu rivoluzionario in quel caso e affrontò un argomento scabrosissimo per l'epoca. Certo, contro la violenza delle donne, sulle donne, ma Filomena riesce a riscattarsi in pieno, vince la sua battaglia contro tutti e contro tutti, difende i suoi figli come una leonessa e alla fine vince.